riconosciuto alla Guardia di Finanza non più la sola funzione di polizia tributaria, oltre a quella di polizia giudiziaria, ma le ha riconosciuto anche delle funzioni di polizia economica che sono atte a tutelare la collettività in ogni suo aspetto. Ecco perché la Guardia di Finanza può intervenire per verificare che il panettiere abbia adempiuto ai suoi obblighi amministrativi, rispetti la legge afferente alla sua iscrizione nel registro delle imprese, può svolgere attività di coordinamento con altri organi, seppur più specializzati, di amministrazioni sanitarie, per verificare che ci sia un rispetto generale della normativa amministrativa, e soprattutto se il panettiere vi vende dei prodotti alimentari che sono stati realizzati con materiali di risulta, per utilizzare un'espressione in voga nel settore edilizio, può arrestare il panettiere. Come si coniugano le funzioni di polizia amministrativa e quelle di polizia giudiziaria in un contesto economico attuale? Anzitutto è bene premettere che quella che è definita la sicurezza economico-finanziaria è quello stato di cose in cui tutte le persone possono esercitare i loro diritti economici e finanziari, così come sono riconosciuti dalla Costituzione. Leggendo banalmente gli articoli 41 e seguenti della Costituzione, ci si può imbattere facilmente nella definizione di proprietà, di risparmio, che sono i cardini e le leve motivazionali più importanti per lo stimolo dell'attività economica umana e che rappresentano i nuclei fondamentali della protezione della sicurezza economico-finanziaria. Quindi la Guardia di Finanza, le autorità indipendenti, Banca d'Italia, Consob, autorità garante per la concorrenza, autorità garante delle comunicazioni, svolgono il loro ruolo affinché ognuno di noi, come per tornare ai primi passi, le persone fisiche se vogliono acquistare o se vogliono investire in borsa, gli imprenditori se vogliono realizzare delle attività economiche, l'investitore straniero se vuole venire ad investire in Italia, possano trovare delle condizioni in cui il loro esercizio dei diritti economico e finanziari sia garantito. Come fa la Guardia di Finanza, nello specifico, a contribuire a questo, al presidio di questo stato di cose, quella che è definita la sicurezza economico-finanziaria? Essenzialmente nel passato si utilizzava lo strumento della polizia tributaria, cioè si entrava all'interno di un'impresa, si verificava che tutti i documenti contabili e fiscali fossero stati correttamente istituiti e compilati e che l'imprenditore versasse le imposte in maniera appropriata, sicché non vivesse una situazione di vantaggio competitivo derivante dal fatto che non avesse versato le imposte, ragione per la quale poteva evitare di rivolgersi al signor Ghisolfi per chiedere in prestito del denaro, perché poi il signor Ghisolfi e le banche sono care nel concedere il denaro. Questo dipende da tutta una serie di fattori, ora banalizzo scherzando. Ma se uno evade le imposte e quindi si crea una provvista illecita, il panettiere che evade le imposte è avvantaggiato rispetto al panettiere corretto che deve andare all'interno della banca per chiedere il denaro in prestito e quindi potrà, molto più facilmente l'imprenditore evasore riuscirà a sopravvivere anche ai cicli negativi dell'economia, mentre l'imprenditore rispettoso delle regole molto più facilmente andrà in fallimento. Allora, nella vecchia prospettiva, la Guardia di Finanza, con la sola attività di accertamento, si suole dire, del pagamento delle imposte, svolgeva il suo ruolo nella tutela del mercato. Oggi invece le cose sono cambiate, gli imprenditori sono diventati più raffinati, le contabilità sono diventate molto più strutturate, le variabili che incidono sulle attività economiche e da
dalla mia prospettiva sulle attività delittuose sono numericamente esplose. E quindi che cosa ha pensato il legislatore? Ha detto, visto che io ho un corpo di polizia che tutto sommato se la cava con l'analisi delle fatture e dei registri contabili, sai che c'è di nuovo? Assegno a questo corpo di polizia la possibilità di sfruttare le analisi che tendenzialmente sa fare, al netto dei limiti umani e delle lacune organizzative di cui soffrono tutte le realtà umane, visto che sa fare qualcosina in quel settore, gli consento di sfruttare le informazioni che riesce a carpire per verificare che il panettiere che evade, una volta che ha ottenuto dei vantaggi derivanti dal fatto che non deve pagare gli interessi alle banche, poi non prenda quei soldi che sono frutto dell'attività illecita e va a realizzare un'altra panetteria in un altro angolo della città, monopolizzando il mercato e imponendo il prezzo del pane superiore a quello che invece si avrebbe se tutti gli imprenditori si trovassero in una situazione di reale concorrenza. Ecco così che si è giunti a quella trasformazione che era nei fatti, ha cominciato a muovere i suoi primi passi già all'inizio degli anni 2000, da polizia finanziaria a polizia economico-finanziaria, e che ha raggiunto il suo apice proprio il primo gennaio di quest'anno, quando anche i vecchi nuclei di polizia tributaria, che sono i nostri reparti specializzati presenti in ogni capoluogo di provincia, hanno mutato il loro nome e sono diventati nuclei di polizia economico-finanziaria.